Eravamo nel 1966, allorquando, con un telegramma dai lavori pubblici, il ministro Mancini assegnava, perché era una ripartizione zonale per tutta la Calabria, assegnava prima 300 milioni e poi 200 milioni come lavori pubblici per la costruzione dell'ospedale. Come al solito i lavori sono andati un po' a rilento, ma poi quando i lavori furono assunti da una nuova impresa, la ditta Lauro di Cosenza, li portò quasi a termine fino al 1972, durarono più di 5-6 anni. Dal 73 li ho vissuti in prima persona, ecco perché ricordo bene, non per taglio politico, ma soltanto per citare dei fatti e per dire come sono state le cose in quegli anni, per fare il raffronto e venire ai nostri giorni. Questo lasso di tempo, non vi preoccupate, durerà quanto un flash. La competenza era per l'elezione del consiglio di amministrazione, perché gli ospedali non venivano gestiti dalla regione prima del Servizio Sanitario Nazionale, venivano gestiti dai comuni in associazione oppure dalle fondazioni. Ebbene, il comune di Cariati, in concorso con la provincia, elesse in brevissimo tempo il consiglio di amministrazione e fu il primo eletto in Calabria, perché capite benissimo, quando ci sono nomine si aspettano sempre tempi lunghi e logoranti. Noi qui abbiamo il vicepresidente, e sapete che il primo presidente è stato Vittorio Cosentino, ma in rappresentanza del partito, diciamo, allora al governo del comune, e in rappresentanza dell'opposizione fu eletto il professore Giovanni Cufari. Ebbene, in 5 anni Cariati fu il primo ospedale della Calabria, di quelli finanziati all'epoca con i 500 milioni per la sola costruzione, ad essere aperto, e fu inaugurato il 2 aprile del 1978. Per chi vuole vederci qualche cosa in più, bene, dirò che non è stato facile avere i soldi per l'attrezzatura, perché è stata un'eccezione, è stato l'ultimo intervento che ha fatto la Cassa per il Mezzogiorno per gli ospedali. Questo perché? Lo diciamo, è venuto in segreto modo a Cariati il sindaco di Lungro, che era un sindaco di un comune delle stesse condizioni. Per darvi un'idea, la dislocazione regionale, ve la dico solo in provincia di Cosenza, per non citare gli altri che c'erano delle altre province: Cariati, Acri, Mormanno, Lungro, Trebisacce, Scalea e Praia Monte. Ebbene, di tutti questi ospedali, voi vi meravigliate, dici come mai non c'era Cassano, non ci fu Cassano, che aveva una critica, pur avendo dei pezzi da 90 nella politica, non ci fu Cassano. Venne questo sindaco, gli annunzi ancora probabilmente in carica, perché più volte è stato al comune, e mi chiedeva: ma come avete fatto voi ad avere i soldi per l'ospedale di Cariati? Ed io, sorridendo, dissi a questo sindaco, che era venuto in andamento con la moglie, ci siamo fermati alla stazione, e ho detto sorridendo: ci siamo venduti. Quello mi ha guardato e dice: in che senso ci siamo? Perché, dice, abbiamo approfittato che il segretario amministrativo nazionale della DC, nonché sottosegretario al tesoro, era Pucci, e gli abbiamo chiesto un intervento per Cariati. Ebbene, il sottosegretario ci chiese, dice: ma mi dovete tenere presente nelle preferenze. Abbiamo stipulato un patto, ci furono 550 preferenze,
E se vedete il telegramma che noi abbiamo conservato, diciamo come data, il 4 giugno del 76 fu quella elezione famosissima in cui PC e DC arrivarono quasi alla stessa cifra, 33-32%. Bene, dopo nemmeno una settimana ci venne il telegramma, ci pervenne questo telegramma, dove fu assegnato a Cariani all'epoca 1.200.000.000, che fu speso, e l'intuizione, vedete, Vittorio Cosentino non è che poteva sapere se il fratello diventava cardiologo in quell'epoca. Ebbene, quando siamo andati con il professore De Nardo, io ero il sindaco dell'epoca, quando siamo andati con il professore De Nardo a Roma, alla cassa per il mezzogiorno, e dice: ma un ospedale zonale non può avere un servizio di cardiologia. E noi, che non eravamo addottorati in matrice, perché? Perché la cardiologia si dà agli ospedali per la classificazione provinciale, quindi Crotone per esempio. E noi abbiamo insistito, ovviamente abbiamo fatto anche delle pressioni di carattere politico, e 200 milioni furono riservati per la cardiologia. Questa strumentazione rimase fino all'epoca in cui il nostro ospedale passò col servizio sanitario nell'ASL numero 3 di Rossano. Le ASL, diciamo come sono andate, per tanti anni, erano 33 in Calabria, e poi il nostro compianto Rocco Treno l'ha ridotta a 11 quando fu assessore provinciale alla sanità, e Loiero nell'ultima gestione precedente li ha passati a 5 per diciamo risparmiare, nonostante la voragine che c'è stata. Ebbene, perché nei primi anni siamo andati benissimo, erano tutti contenti di questa struttura, perché ogni cittadino di Cariati della zona ha sentito l'ospedale come suo, cioè una struttura per cui ognuno ha lavorato. Non c'è stata la maggioranza, l'opposizione, i democristiani, i socialisti, i comunisti, no, c'erano stati i cittadini di Cariati che tutti quanti hanno concorso per avere, diciamo, sul nostro territorio questa struttura. Non posso esprimere le mie impressioni di carattere politico dell'epoca, però un po' di storia ci dirà che molte volte in due parole ha detto pure Nicola, o per motivo dei politici o soprattutto e anche per motivo dei medici. I medici di Rossano, capite benissimo, erano molto ma molto più influenti dei medici di Cariati, che al massimo avevano, diciamo, la mutua. Vi faccio due nomi, erano potenze politiche e oltre che medici: Carignolo, Striano, cioè tutta questa gente in altri termini ha lavorato per il proprio territorio, che non era Cariati, quindi siamo andati in concorrenza. La concorrenza, noi non accusiamo nessuno, però capite benissimo che in questo contesto noi ci siamo andati con il servizio sanitario, ci siamo andati a perdere, perché la politica purtroppo ha privilegiato il centro più grosso, che era Rossano. L'ha potuto fare, l'ha fatto. L'ospedale piano piano è stato ridimensionato fino ad arrivare ai nostri giorni. Per colpa di chi? Non la diamo a nessuno. L'unica cosa che io posso dire con grande soddisfazione di tutti è che qualcuno di Rossano veniva ricoverato a Cariati, ma nessuno di Cariati andava a Rossano. Quindi questa è la storia